Ciao, io sono Cristiano e ben ritrovati a un nuovo appuntamento di Testa sul Collo, il podcast by Torx, dove andiamo a scoprire utilità, novità e informazioni sull'allenamento. Oggi sono come sempre con Alfredo. Ciao ragazzi, oggi di cosa ci parli? Oggi, Alfredo, ti parlo di un muscolo che non si ferma mai al nostro interno. Ok, mi è chiaro, quindi parliamo del motore. Esatto, parliamo del motore, il nostro cuore. Alfredo, ti faccio una domanda. Prego. Secondo te, il nostro cuore, le problematiche legate al nostro cuore, hanno un'incidenza alta o bassa in Italia? Non conosco i numeri perfetti, nel senso non li conosco in maniera approfondita, ma so che le malattie cardiache rappresentano per tutto il mondo occidentale un grosso problema, anche come peso sanitario, eccetera. Quindi immagino che anche in Italia i numeri siano abbastanza importanti. 230.000 persone all'anno muoiono in Italia per problemi cardiaci. Beh, numeri veramente impressionanti. 230.000 persone. È la prima causa di morte in Italia. Quindi stiamo parlando di un argomento che è proprio il caso di dire ci sta a cuore. A cuore, assolutamente. Quindi come ci proteggiamo? Ci proteggiamo? Tolta l'alimentazione, immagino, non fumare, uno stile di vita sano, eh? Assolutamente. L'allenamento come ci aiuta? Bravo, hai detto la parola chiave, Alfredo. Il cuore è un muscolo e come tutti i muscoli va allenato. Ora, quanto sei preparato di anatomia cardiaca, Alfredo? Poco. Bene, facciamo un piccolo ripassino per sarà capire meglio di cosa stiamo parlando. So che batte ed è fondamentale. A un destro e un sinistro, uno va, uno viene, uno porta sangue ossigenato, l'altro quello consumato. Bravissimo, sei sul pezzo. Parliamo di ventricolo sinistro, quello che pompa il sangue fuori dal nostro cuore, all'interno del nostro corpo, ok? Il ventricolo sinistro dobbiamo intenderlo come un sacchetto che contiene del liquido. Questo sacchetto è un sacchetto fatto di muscolo che pompa il sangue all'interno del nostro corpo. Come serve allenarlo e perché serve allenarlo? Beh, serve allenarlo per renderlo in grado di pompare più sangue con meno forza. Okay, chiaro. Bene, prendiamo l'esempio, visto che ci piace pedalare, di quello che succede al nostro cuore quando iniziamo a pedalare. Anzi, poi ti racconto anche un aneddoto dopo che ho fatto la visita cardiologica dal medico dello sport. Bene, proprio su questa cosa qui. Ok, allora, come succede? Noi saliamo in sella, nei primi 40 secondi abbiamo la spinta cardiaca maggiore. Quando iniziamo a pedalare, il nostro cuore deve abituarsi a uno sforzo nuovo e pensa che il sangue, il volume di sangue che entra in circolo aumenta di 25 volte. Cioè, mi stai dicendo che in 40 secondi noi andiamo all'80% della potenza massima. Bravissimo. Dopodiché ci stabiliamo alla potenza che noi stiamo attuando. E quindi si scende. Si scende. Però quindi abbiamo... lui lo porta su e poi ci fa scendere. Lui lo porta su e ci fa scendere, semplicemente perché i muscoli che iniziano a lavorare hanno bisogno di molto più sangue, tant'è che... È la spinta... Bravissimo! Come degli elettrodomestici. Esatto, è lo spunto del nostro motore. Ok. Capirai bene che avere un cuore che è capace di fare questa cosa senza salire troppo, certo, è più vantaggioso. E allora alleniamolo. Alleniamolo il più spesso possibile. Lo so, sia te che io abbiamo poco tempo per pedalare e ci mettiamo nella nostra uscita settimanale 4, 5, 6 ore. Tutto quello che si può lo mettiamo lì. Bravissimo. Sarebbe meglio pedalassimo mezz'ora tutti i giorni. Anche perché se no arrivi a casa alle volte spompato come capita a me, che a momenti svengo in giardino, quindi... Esatto, ma perché? Perché come ti dicevo il cuore non si ferma mai, pompa tutti i giorni. Fortunatamente non si prende mai pause e quindi ha bisogno di essere allenato tutti i giorni per aiutarci a sopravvivere alle fatiche quotidiane. Quindi questo è il modo in cui possiamo e dobbiamo allenare il nostro corpo. Quindi meglio fare un allenamento giornaliero, anche più breve, piuttosto che sforzi una volta ogni tanto. Assolutamente. Okay, quindi quella è la logica. A proposito del fatto che il cuore gonfia, non il ventricolo, io quando vado dal medico dello sport e mi fa l'eco al cuore, mi dice sempre che
Nel tempo degli allenamenti, perché insomma negli ultimi anni io ho fatto una certa serie di allenamenti senza essere né professionista né, ma nel tempo che ho potuto dedicargli, il cuore si è allargato, si è ingrandito, e non perché si è ammalato, ma proprio perché l'attività sportiva ha fatto sì che si ingrandisse e prendesse la forma di un pallone da rugby. E quindi quando vado in bici, però, io lì raggiungo vette, come capita a te, ma abbastanza importanti, mentre mi pare di capire, me lo dice sempre anche il medico dello sport, che devo stare bravo, non salire troppo. Allora, se vogliamo allenare il cuore, dobbiamo preferire un allenamento aerobico, quindi un'intensità mai superiore al 60-65% okay. della nostra frequenza cardiaca massima, perché solo così vado a lavorare sul cuore, dandogli il giusto tempo per adattarsi. Serve anche avere lo spunto, però serve anche quella che chiamiamo sparata, il fuorigiri. Bravissimo, il fuorigiri. Perché un motore che va sempre al 50% è un motore che prima o poi grippa. Ok. Quindi ogni tanto bisogna fargli fare il giro giusto per dargli il regime, per portarlo ai regimi giusti e farlo lavorare. Esatto, bisogna dargli quella pulita. Sai che spesso si diceva con le macchine d'epoca che serviva tirarle. Anche col FAP, quindi ogni tanto lo devi spingere. Esatto, serve tirarle per togliere i residui. Uguale, il nostro cuore ha bisogno di quello spunto per rigenerarsi completamente, perché al 60-65% della frequenza cardiaca non siamo sicuri di espellere tutto il sangue. Invece se gli diamo una bella strezzata di quelle da cuore in gola, certo, siamo sicuri che al giro dopo rimettiamo tutto in uno. A posto. Ho capito, però noi al 60% sulla bicicletta ci andiamo poche volte. Lo sai bene che soprattutto in bicicletta, quando partecipi, non tanto quando usciamo tra di noi, o quando fai l'uscita in solitaria, che naturalmente non ti tiri il collo fino a un certo limite, però quando sei per esempio in gara o partecipi a una gran fonda, adesso io parlo di bici, ma per chi fa le corsa a piedi o qualsiasi altro tipo di attività, tendenzialmente vai fuori giri, no? Quindi il 60% lo rispetti poche volte. Beh, allora, l'indicazione sicuramente è quella di allenarsi con un cardio innanzitutto, ok? Di avere dei valori scientifici e di scindere le due cose, decidere quando ci stiamo allenando per il nostro benessere, quindi utilizzare okay. questa frequenza cardiaca, diciamo, tollerabile per il nostro cuore, e quando invece vogliamo allenarci per una performance o stiamo cercando la performance stessa. In quel caso dobbiamo fregarcene, sperare che il nostro cuore resista e assieme a lui andare oltre all'ostacolo. No, anche perché tu prima mi hai detto una cosa a porte chiuse che mi ha fatto ridere. Mi hai detto, sai qual è la velocità giusta per andare in bici perché il cuore non si sforzi? 15 all'ora. Cristiano, tu manco quando esci dal garage vai a 15 all'ora. È vero. No, adesso noi stiamo scherzando, però fare allenamento in maniera è molto complicato. Sensata è assolutamente. È molto complicato rispettare il nostro cuore, spesso perché quando ci alleniamo abbiamo poco tempo, quando ci alleniamo abbiamo tutti in mente gli allenamenti degli atleti, esatto, quindi vero. Bisogna spingere, bisogna fare il tempo, bisogna correre al chilometro più veloce, ok, rallentiamo un po' e prendiamoci quel tempo, mettiamolo così. All'interno dei nostri allenamenti servono dei recuperi attivi. Quelli saranno il momento per lavorare sul cuore e non solo, perché scopriremo che questi recuperi attivi nei prossimi appuntamenti ci aiuteranno anche in qualcos'altro. No, anche perché parliamo di un muscolo che, a differenza di altri, uno stiramento, diciamo che non è che lo conceda come seconda chance, nel senso che è veramente pericoloso fare e sollecitarlo oltre certi limiti. E poi bisogna comunque conoscere qual è il proprio stato cardiaco prima di fare un allenamento, questo lo dici sempre, ma è chiaro. Bravissimo, diamo un oltre anche ai nostri ascoltatori per darsi un'idea. La frequenza cardiaca a cui possiamo spingerci teoricamente al nostro massimo è 220 meno l'età anagrafica. Quello è il tetto a cui, al netto di quanto sono allenato e per che cosa sono allenato, posso spingermi. Tutti siamo andati oltre. Io, è vero, sono un po' più giovane di te, Alfredo, ma comunque, ogni anno vediamo diminuire la mia frequenza cardiaca massima, la nostra frequenza cardiaca massima. Io in questo momento ho 30 anni,
quasi, e se dovessi scegliere la mia frequenza cardiaca massima secondo questa regola sono 190 battiti. Beh, quindi questo è abbastanza alto. Sono abbastanza alto, ma ho visto cifre ben più alte, ed è vero, in quel momento non ci si sente per niente bene. No, non sei in una soglia di comfort, non sei in una comfort zone. Assolutamente. Il cuore ce l'abbiamo in gola, le orecchie iniziano fischiano. A fare caldo e fischiano. Solitamente è accompagnato da un leggero senso di stordimento, nel senso che non sono più completamente padrone di me. E sì, manca un po' di lucidità in quelle e spesso è accompagnato dalla preghiera che tutto finisca il prima esattamente il prima possibile. Quindi quei fuorigiri, ecco, cerchiamo di limitarli se vogliamo bene al nostro cuore, lavoriamo su zone più tranquille per poi magari concederci la sparata quando serve. Quindi sempre tra il 60 e il 65% grosso modo, diciamo, esattamente come spinta massima. Ecco, poi ci racconterai in un prossimo episodio, facciamo un piccolo anticipo, ci racconterai come questa frequenza di cuore influisce anche sulla perdita di peso o meno, perché il cuore, quindi l'attività che noi facciamo portandoci a fare un grande sforzo, un piccolo sforzo, dobbiamo chiarire un po' come influisce poi anche su quella parte lì. Esatto, capiremo, perché la domanda che mi fanno tanti è: corro e non dimagrisco, vado in bici, faccio attività cardio, così come viene chiamata da tutti, e non dimagrisco. Ma ci sarà una puntata dedicata a quella, Alfredo. Non percorriamo i tempi. Chiudiamo qui, ci salutiamo i nostri ascoltatori, ti ringrazio come sempre per le tante informazioni che ci dai, e alla prossima con Testa sul Collo by Talks. Ciao Cristiano. Ciao Alfredo.